Il denaro e la legge. Questo articolo di Brindelli è uscito sul Movimento Libertario nel 2013 e poi è stato riproposto nel 2017. Alla base dello Stato moderno stanno due frodi, la frode della legge e la frode del denaro. Il potere politico ha infatti sostituito la legge e il denaro con altre cose a cui dà lo stesso nome, ma che non hanno niente a che vedere con la legge e il denaro veri. Grazie a queste due frodi è stato possibile realizzare i totalitarismi vecchi e nuovi. Il nuovo totalitarismo è la socialdemocrazia. Queste due frodi della legge del denaro inoltre distruggono l'economia di mercato e causano un declino economico di lungo periodo. Ne beneficia il potere politico, cioè la casta, e alcuni gruppi di interesse che stanno vicini al potere politico, che ottengono determinati privilegi legali e quindi si arricchiscono con i soldi espropriati agli altri per mezzo delle tasse. Queste due frodi della legge del denaro sono enormi, ma quasi nessuno riesce a vederle e tantomeno le persone vedono la relazione causale fra le due frodi. Vedremo infatti che la frode del denaro è permessa dalla frode della legge. La legge e il denaro veri sono istituzioni sociali che non sono state costruite da un disegno razionale di qualche pianificatore centrale, ma invece derivano da un processo spontaneo e disperso presso tutte le persone della società, processo di selezione culturale di usi e convenzioni di successo. Quindi legge e denaro sono due ordini spontanei e rappresentano dei vincoli al potere politico, perché il potere politico non li può cambiare a proprio piacimento dall'oggi al domani. Per esempio, la legge che vieta il furto è il risultato di un processo spontaneo di selezione culturale di usi e convenzioni che, riconoscendo i diritti di proprietà dei vari individui, riduceva la conflittualità all'interno della società. Piano piano questa convenzione di successo si è lentamente e gradualmente trasformata in un principio morale, generale e astratto, che deve essere rispettato di per sé indipendentemente da questioni di interesse. È diventato quindi una legge con la L maiuscola. Ma il potere politico, anziché sottoporsi a leggi di questo tipo, leggi con la L maiuscola, cerca di liberarsene per poter poi stampare le sue leggi, quindi le leggi fiat. Dunque, il potere politico ha sostituito la legge con la L maiuscola, principio generale astratto che era un limite al potere politico, l'ha sostituita con il suo inverso, la legge fiat, che sono i provvedimenti particolari e sono lo strumento del potere. Quindi la legge è passata dal limite al potere a strumento di potere. Il potere politico, ha lasciato lo stesso nome, quindi sempre legge, così che le persone, soprattutto le persone per bene, credendo di rispettare la legge e la legge con la L maiuscola, invece oggi seguono come pecore la legge Fiat, cioè i comandi dell'autorità politica. Una volta sostituita la legge con il suo inverso, con la legge Fiat, il potere politico è diventato illimitato. Ecco perché si parla di totalitarismo. Così ha potuto dissanguare le persone con la tassazione, con l'attivo supporto delle persone che ritengono giusta questa procedura. E inoltre ha distrutto l'economia per il proprio interesse particolare, per un arbitrariamente definito interesse del paese. Anche il denaro, come la legge, è il risultato di un processo di selezione culturale di usi e convenzioni di successo. Nell'economia di Baratto, c'era il problema della, doppia coincidenza dei bisogni, perciò gradualmente gli scambi sono avvenuti per mezzo della merce più commerciabile, che così è diventata il denaro, quello vero. Oggi il denaro sarebbe l'oro, se il suo uso come mezzo di scambio non fosse stato vietato dall'autorità grazie alla legge Fiat. Come la legge con la L maiuscola, anche il denaro vero, o diciamo l'oro, è un vincolo per il potere politico perché non può essere stampato a piacimento. La sua quantità non varia, e comunque non varia arbitrariamente. Quindi, utilizzando il denaro vero come l'oro come mezzo di scambio, la quantità in circolazione corrisponde a una quantità fissa, d'oro. E questo pone un limite al potere politico perché quando l'autorità politica vuole per esempio finanziare una guerra o infrastrutture o qualsiasi altra cosa, non può inflazionare la quantità di moneta. Semmai deve alzare ulteriormente le tasse e aumentare il debito pubblico, cioè indebitarsi, che è esattamente quello che ha fatto per esempio lo Stato italiano. Proprio per finanziare la guerra, un secolo fa, all'inizio della Prima Guerra Mondiale, i vari stati europei si sono liberati dal vincolo del denaro, cioè hanno abbandonato la parità aurea in modo da poter stampare quanto denaro volevano. E in questo modo hanno anche riscosso una tassa aggiuntiva sui cittadini, che
attraverso l'inflazione senza che i cittadini se ne accorgessero. Dunque, siccome per finanziare le guerre i governi avevano necessità di inflazionare la massa monetaria, abolirono per decreto legge, cioè con una legge fiat, lo standard aureo, in modo che politici e banchieri centrali potessero stampare tutto il denaro che volevano. Ma l'inflazione monetaria ha effetti economicamente distruttivi, anche perché produce e provoca una distorsione della struttura produttiva, cioè dell'allocazione del capitale. Infatti, attraverso la stampa di denaro dal nulla, le banche centrali, nominate dal potere politico e titolari di un monopolio legale di stampa di moneta, hanno prodotto informazioni sbagliate, soprattutto attraverso il tasso di interesse fissato in modo arbitrario, al di fuori del libero mercato. Queste informazioni economiche sbagliate producono investimenti sbagliati e quindi la recessione successiva all'espansione creditizia. La recessione è il modo in cui l'ordine spontaneo dell'economia di mercato cerca di ripulirsi da questi investimenti sbagliati. Tuttavia, se prosegue la stampa di denaro dal nulla e più in generale l'interventismo economico da parte dello Stato, continuano le informazioni sbagliate e la distorsione dell'economia, dunque i cicli economici e il declino. Alla base di questi problemi economici ci sono le due frodi della legge e del denaro, cioè la legge Fiat, che ha permesso la stampa di moneta legale da parte delle banche centrali e l'espansione del credito grazie al meccanismo della riserva frazionaria. E questo comporta una deviazione del tasso di interesse dalla posizione di equilibrio che corrisponde all'uguaglianza fra risparmi e investimenti. Questo, abbiamo visto, produce cambiamenti nella posizione relativa dei vari settori produttivi e porta verso la crisi economica. Quindi, in definitiva, sia la legge Fiat che il denaro Fiat servono allo Stato per governare l'economia e alla fine con l'effetto di distruggerla. Gli economisti mainstream non si accorgono di queste cose, ma soltanto gli economisti di scuola austriaca, che conoscono bene gli effetti economici distruttivi della contraffazione del denaro e più in generale dell'interventismo economico da parte dello Stato. Tuttavia, ricordiamo sempre che alla base della contraffazione del denaro e dell'interventismo economico in generale c'è la contraffazione dell'idea di legge, cioè c'è la legge Fiat. Come riconosce anche Bruno Leoni, quando dice nessun libero mercato è veramente compatibile con un processo di legislazione centralizzato da parte delle autorità. Gli stati sono dunque dei contraffattori che impediscono la contraffazione a chiunque altro. Così la contraffazione è stata resa legale dalla legge Fiat in alcuni casi particolari decisi dall'autorità, cioè è stata resa legale per il settore bancario. E ciò è stato reso possibile perché oggi per legge si intende non il limite al potere arbitrario, ma lo strumento di potere arbitrario. In altre parole, oggi la legge non è più il principio generale astratto che esiste indipendentemente dal volere e dalle decisioni dell'autorità politica, ma sono i provvedimenti particolari decisi dall'autorità politica, cioè la legge Fiat. Oggi purtroppo il potere politico che può approvare provvedimenti particolari e arbitrari è separato, non è separato, e non è limitato dal potere legislativo, mentre dovrebbe esserlo. Il potere politico dovrebbe essere separato e sottoposto al potere legislativo, che è il potere di scoprire, custodire e difendere i principi generali astratti che valgono per tutti, compreso lo Stato. Dunque, in conclusione, lo Stato moderno, le socialdemocrazie, sono stati totalitari produttori di miseria che distruggono l'economia grazie alle politiche keynesiane. Per invertire questa situazione e ripristinare la legittimità, bisogna modificare l'idea astratta di legge, dalla legge Fiat alla legge con la L maiuscola, perché è la legge Fiat che rende possibili e legali tutte le cose illegittime che abbiamo detto.